Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, un video che avevo in programma di fare all'inizio di gennaio, avevo un programma di fare molti video, poi come al solito mi sono trovata all'ultimo perché non mi sono sentita bene, infatti avrò sicuramente il naso rosso tipo Rudolph, un po' spellato, ma sono stata male, anche adesso non sto benissimo, però volevo girare questo video perché altrimenti rimango veramente troppo indietro. Per la prima volta avevo un sacco di idee in mente per questo mese, ma è andata così. Allora, parto con l'unico acquisto che ho fatto nel mese di novembre ed è stato La ragazza che saltava nel tempo, un libro che io ho acquistato usato su Vinted, l'ho pagato 2 euro al posto di 15 euro, edito K-Lab, che è la solita casa editrice che ha pubblicato il castello errante di Hall, che ha pubblicato tutti quei libri che poi da cui poi sono stati tratti i film dello studio Ghibli. E niente, questo mi interessava e appunto l'ho trovato usato e l'ho acquistato. Nei primissimi giorni di novembre c'è stato poi Lucca Comics e io ovviamente, come tutti gli anni, sono andata. E ho fatto parecchi danni. Allora, intanto mi sono trovata con Azzurra Pasquali, la stessa autrice di Body, Cuore di Ferro. Io avevo messo un post su Instagram chiedendo chi fosse stato presente e lei mi ha risposto e ho colto l'occasione per acquistare da lei, in modo da averlo autografato, Numbers, che è il suo secondo libro uscito. Io ho il primo, Wild Hunt, che mi sono portata dietro così mi sono fatta autografare anche questo, e ho acquistato anche appunto questo qua, che è il secondo, è un post-apocalittico. Leggerò entrambi, poi credo che acquisterò anche la dilogia di Body in cartaceo. Comunque è un libro molto curato, mi ha catturato da subito per via della trama e lo leggerò presto. Poi altri acquisti fatti a Lucca Comics sono stati Orrida, questo qua di questa edizione di Rebelle Box, un'edizione molto carina, molto curata, che non si trova in giro, con delle belle illustrazioni all'interno, e niente, ho voluto prenderlo. Era nella mia wishlist, no, però mi sono fatta catturare dalla bellezza estetica. Poi sono stata allo stand di Fanucci Editore, che ogni anno a Lucca Comics fa il 3x2 e io avevo una lista di cose che mi interessavano. Allora, il primo è questa graphic novel, Giulietta Zombie. Praticamente è la storia di Giulietta che si sveglia appunto dopo la sua morte, dopo la morte sua e di Romeo, e niente, si scoprirà poi che cosa succede. Mi ispirava moltissimo, io gli zombie come anche le streghe li adoro, quindi ho voluto prenderlo appunto approfittando del 3x2. Insieme a lui ho preso anche Jake Livingstone e La vendetta del fantasma. Questo è un libro che mi ispira molto da quando è uscito, ma di cui non ho sentito parlare praticamente niente. C'è una storia LGBT, è una storia gotica, horror e fantasy per appunto ragazzi, perché è young adult. Mia sorella l'ha letto, ha detto che è carino ma niente di più, comunque a me interessava e l'ho preso. E l'ultima cosa acquistata da Fanucci è I fantasmi di Ashburn House, una storia horror con appunto case infestate. Io adoro questo genere di storie, ne ho sentito parlare molto bene e ho deciso di prenderlo. Poi, sempre a Lucca Comics, ho acquistato allo stand Dark Zone Cronaca dei giorni d'acciaio. Quando ogni certezza crolla, è tempo di un nuovo potere, di Elia Pasolini. Mi ispirava moltissimo sia la copertina che la storia. Da quando è uscito lo tenevo d'occhio e niente, sono passata dallo stand e alla fine l'ho acquistato. Vi farò sapere. Di questi libri non ne ho letti punti, di quelli presi a Lucca Comics, perché poi ho avuto un sacco di collaborazioni e non ce l'ho fatta. Allo stand La Corte Editore ho preso Diari degli Immortali, La strega di Salem di Francesco Falconi. Questo è un racconto che è legato al libro di Francesco Falconi, che è Elite Immortale, che io ho acquistato, anche quello devo leggere, però ho intenzione di leggerli entrambi in questi mesi.
Allo stand di Acheron Books anche lì c'era il 3x2 e io ne ho approfittato acquistando il secondo libro della mesmerista di Sara Simoni, che mi sono fatta autografare insieme anche al primo volume della trilogia. Il primo volume l'ho letto e mi è piaciuto tantissimo, una storia fantasy ambientata nella Livorno degli anni 20. Mi è piaciuto tantissimo, appunto si parla di mesmerismo e quindi ho voluto prendere anche il secondo volume. E poi ho preso anche il secondo e ultimo volume della trilogia Awen, Il costo dei desideri, di Arianna Rosa. Io ho letto il primo volume, un distopico young adult che mi è piaciuto tantissimo, uno dei migliori libri letti nel 2023, e ho voluto prendere appunto anche questo. Tra l'altro ci sono delle illustrazioni bellissime sia in questo che nel primo volume. Ho voluto prendere anche questo e voglio leggerlo assolutamente in questi giorni perché sono troppo curiosa di sapere come va a finire questa storia. E poi ultimo libro preso, I Mago Mortis, anche questo me lo sono fatto autografare, non lo conoscevo, però mi ha ispirato molto la storia raccontata in 3 secondi dal ragazzo dello stand, dove abbiamo un detective che aiuta, che lavora nell'occulto e che per avere delle visioni deve sniffare i resti dei morti. Niente, mi ha detto questo, mi ha convinto e l'ho preso. Poi, continuando, ho avuto delle collaborazioni. L'autrice Anna Piazza mi ha mandato il primo volume della sua saga Cuori intrecciati, che è questo qua, ed è un libro che io ho amato, un libro veramente molto molto bello, con un intreccio fatto benissimo. Abbiamo anche dei salti temporali, mondi paralleli, e viaggiamo un po' nel nostro mondo, in un mondo vichingo, bellissimo. Vi ho fatto una recensione su Instagram, sul mio sito e anche nei wrap up precedenti. Tutti i link dei miei social li trovate giù nell'info box se volete andare a recuperare. In ogni caso, sempre nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi mostro in questo video. Comunque questo è assolutamente consigliato. Poi avevo letto per una collaborazione il secondo volume della saga The Life is Gone di Samuel Beconcini. Mi è piaciuto molto e io poi ho acquistato la copia cartacea, che è questa qua, appunto, il secondo volume di questa saga distopica meravigliosa che mi sta piacendo tantissimo. Forse il secondo volume addirittura mi è piaciuto anche più del primo. Un secondo volume molto curato anche negli interni, che assolutamente vi consiglio. È una saga distopica che a me piace molto. Si vede, si nota un salto di qualità dal primo volume al secondo, proprio di qualità di scrittura, ed è una storia veramente appassionante, a me piace moltissimo. Altra collaborazione che ho avuto con Thea Usai è il suo nuovo libro, il primo libro della Full Moon Saga. Ovviamente, come si può notare, i protagonisti di questo libro sono dei licantropi. Anche qua un young adult che a me è piaciuto moltissimo, un fantasy romance, un paranormal, come volete chiamarlo, che a me è piaciuto tanto. Aspetto con ansia il seguito, molto molto scorrevole. Intrighi e misteri accompagnano questo libro. Anche di questo ve ne ho parlato nel penultimo wrap up, comunque trovate tutti i link, ripeto, assolutamente piaciutissimo. Poi, andando avanti, avevo letto in collaborazione digitale con Alexander Ackerman il quarto volume della mia saga del cuore, ed è il giuramento del il gioco del giaguaro. Il primo volume della saga era il giuramento dell'imperatore. Io sono molto affezionata a questa saga perché intanto, arrivata al quarto volume, io mi sono legata moltissimo alla storia e ai personaggi. La scrittura di questo autore a me piace moltissimo, è una scrittura rodata, è una scrittura che veramente scorre con una facilità incredibile, e in più soprattutto il primo libro mi ha suscitato tantissime emozioni che ricordo ancora benissimo e che mi porto nel cuore, quindi ho assolutamente preso il cartaceo, anzi mi è stato regalato da mia sorella il cartaceo del quarto volume. Una saga che, se ancora non l'avete letto, fatelo perché è bellissima, un dark fantasy con tantissime sfumature, una trama ricca, dei personaggi formidabili, dovete leggerla. E in più l'autore mi ha omaggiato
del secondo volume della trilogia Starving the Kingdom, Il veleno dell'Ibis. Scusatemi, ma sto praticamente morendo, che io ho letto e mi è piaciuto tantissimo. Anche questa è una trilogia bellissima, una trilogia high fantasy che mi è piaciuta molto. Questa qui rimane nel mio cuore, rimane la mia preferita, però anche questa è veramente molto bella. Abbiamo un sistema magico assolutamente super super originale, dei personaggi pazzeschi, delle donne forti. È un libro veramente pieno di donne forti, ed è una storia molto bella. In più, come al solito, questi volumi di quest'autore sono super curati nei minimi dettagli, con mappe, illustrazioni, quindi assolutamente vi consiglio i libri di quest'autore. Altra collaborazione è stata con Donatella Tamburini, che mi ha omaggiato del primo spin-off della saga As the Reset, una saga distopica che io ho amato tantissimo, e questa è L'alba del destino, un libro che mi è piaciuto molto, un libro dove si parla di viaggi nel tempo, di futuri alternativi, di cosa succede se. Mi è piaciuto tanto. Abbiamo dei multipov che io trovo sempre ottimi, proprio per conoscere meglio i vari personaggi, una storia che scorre molto molto bene, e anche questa è una storia che rimane nel cuore, anche perché con Donatella, insieme anche ad Alexander Ackerman, a Samuel Beconcini, sono state le mie prime collaborazioni, e quindi sono autori e autrici che porto nel mio cuore. Poi, due acquisti che ho fatto sono stato il libro di Britney Spears. Lo so, io mi vergogno di aver fatto questo acquisto, però poi alla fine niente, ci ripensavo, alla fine l'ho acquistato. Non so che cosa dirvi, cioè, sono curiosa di leggerlo, ma non mi aspetto granché. Ne ho sentito però parlare molto bene, vedremo. Niente, non credo ci sia niente da dire. Britney Spears ha scritto la sua storia tramite, credo, una terza persona, perché non penso che l'abbia scritto proprio lei di suo pugno. Comunque è la storia di Britney Spears. Fine. Poi ho acquistato Il mio regalo inaspettato di Felicia Kingsley, che ho intenzione di leggere a Natale, ma che poi non ce l'ho fatta, quindi rimane qua. Ed infine, due regali di Natale. Questo che mi è stato regalato dai miei genitori, I sussurri delle ombre, un libro che io avevo in wishlist da quando è stato pubblicato da Mondadori. Mi ispira tantissimo la storia. L'unico problema è che i libri della Mondadori, non della linea Oscar Wilde, ma proprio Mondadori, sono sempre rotti qua e qua sotto. Fateci caso quando li andate a comprare, togliete la sovraccoperta e guardate il libro, perché sono sempre rotti. E quindi io non l'avevo ancora acquistato per questo motivo. I miei genitori ne hanno trovato una copia sana e me l'hanno acquistata. Ultimo libro che vi faccio vedere è il regalo invece che mi ha fatto mia sorella, che è il primo volume delle Cronache Lunari di Marissa Meyer. Questo appunto è Il drago meraviglioso, è il primo, i draghi sono due, questo è il primo volume. Poi il 22 di gennaio ci sarà il mio compleanno, e c'è tra l'altro giù nell'info box anche la mia wishlist, quindi libri che vorrei ricevere per il mio compleanno, e spero che mi venga fatto anche il seguito, un'edizione meravigliosa che contiene, mi sembra, i primi tre volumi di questa saga, che a quanto pare è bellissima e che non vedo l'ora di leggere. Ok, quindi questi sono stati gli acquisti, gli omaggi e i regali che ho ricevuto a novembre e dicembre. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, se avete qualche libro da consigliarmi, perché mi piace sempre scoprire nuovi libri, e che cosa avete ricevuto voi per Natale. Io vi saluto, e se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!